sindaco un'intervista informale per fare un bilancio su questi due giorni in compagnia dei camperisti in occasione di questo Imborghiamoci. Ma è un'esperienza senza dubbio positiva, noi già ci conoscevamo da qualche anno, anzi dobbiamo rafforzare i nostri legami, i nostri rapporti, che voi svolgete un'attività importante e siete gli ambasciatori dei borghi nel paese, e questa è una cosa molto importante. Cerchiamo di anticipare qualcosa su Castelpoto. Questa esperienza con i camper mi è parso di capire che le è piaciuta molto. Certo, mi è piaciuta molto, siamo stati bene insieme a voi, oggi abbiamo pranzato insieme, è stata una bella esperienza di comunità. Quindi c'è bisogno che questi eventi non siano occasionali, ma che abbiano una certa costanza e periodicità nel tempo, perché poi possono nascere delle belle iniziative. Quali sono in breve le iniziative future? Ma guardi, noi stiamo lottando quello che è il male dei borghi italiani, che è quello dello spopolamento, quindi stiamo cercando di mettere insieme delle iniziative che in qualche modo possano cambiare i fattori di contesto che hanno prodotto lo spopolamento. Certo è una battaglia ardua, dura, io dico a volte che ci sentiamo un po' come i Don Chisciotte perché lottiamo contro i mulini a vento, quindi io spero che pure i livelli superiori di governo nel rispetto ai borghi cambino politiche e favoriscono gli insediamenti nelle nostre realtà, perché altrimenti si spreca un patrimonio edilizio, storico, culturale notevole e si rischia di appesantire ulteriormente la vita nelle periferie delle città. Quindi c'è bisogno di un equilibrio nel paese. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Noi stiamo migliorando le nostre strade di comunicazione, quindi adesso è in fase di completamento una nuova arteria per Benevento. Tra poco partirà la gara della nuova Fondovalle Vitulanese, quindi con un accesso facilitato sostanzialmente da Caserta e da Napoli. Stiamo costruendo una scuola di eccellenza, abbiamo un progetto SAI con gli immigrati che è stato un progetto di successo, oggi abbiamo nella nostra scuola il 15% dei bambini che sono di nazionalità diversa da quella italiana e perfettamente integrate, si sta facendo un lavoro straordinario. Abbiamo presentato il progetto dei borghi che ci è stato finanziato dal Ministero della Cultura, siamo rientrati tra i 209 comuni italiani, è stata una grande soddisfazione e anche lì ci sono molte iniziative che tendono ad arginare lo spopolamento con la creazione di economia locale e il rafforzamento anche un poco di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, la rigenerazione dei luoghi, insomma tante belle iniziative che messe insieme si spera che producano dei risultati, però è ovvio che da soli non ce la possiamo fare e quindi anche iniziative come le vostre che servono per creare scambi, relazioni, opportunità, credo che vanno in questa direzione, quindi anche oltre alla gioia di avervi con noi perché si è creato un rapporto, un'amicizia, io credo che anche voi potete essere attori protagonisti di un pezzettino della nostra strategia.